Eccoci qui, Rieccoci qua. Fantastico. buon salve, aspetta, avevo dimenticato di attivare il sito per le pubblicità automatiche. Una volta è capitato che avevo iniziato la live, dopo, a fine live mi sono reso conto che non c'era nessuna pubblicità nel canale, non avevo attivato il bot, perfetto, fu così che non ebbi nemmeno un centesimo. Fantastico. Sì, ogni tanto mi capita di fare queste piccole cose, di aver aperto il sito ma non aver attivato nulla. Perfetto. Presente, ho attivato tutto ma non ho preso mai nulla e non ho mai attivato nulla, cioè ho attivato il canale ma alla fine va bene così. Ma sì, l'importante è quello. Io ce l'ho giusto per mettere qualcosa in più, sai, non si sa mai. Può essere tutto utile. E quindi, che andremo a fare questa sera? Che andiamo a fare? Andiamo a fare niente proprio di meno che Chi vuole essere milionario Twitch Edition, e speriamo di riuscire a fare qualcosa di bello. Vabbè che, diciamo, sto format finisce sempre in caciara, diciamo. Io sono una persona seria, perché dovremmo metterla in cacciara? Dai, insomma. No, nel senso che, diciamo, è arrivato a un certo punto. Rispondi talmente a caso che puoi rifare 50.000 volte la partita, tanto Sì, ti arriva rispondi un tutto a limite in caso. cui non sai più come andare avanti. Tipo, ti arrivano certe domande talmente assurde che non si deve mettere più la faccia e in più c'è il timer che ti mette quell'ansia. Giustamente. E quindi faremo questo, poi vediamo più tardi. Se non erro, dovrebbe arrivare un'altra persona che ha detto che voleva partecipare. Sperando che Fantastico. dovrebbe, così mi ha detto. Poi non lo so, dipende tutto da questa persona. Io ho detto: se vuoi venire, vieni. Intanto lui già il link per partecipare ce l'ha, quindi nessun problema. Anche se bisogna stare attenti a questi link, che basta poco nelle mani sbagliate e succede il macello. Giustamente. Eh beh, anche perché questo link, se non erro, non lo posso refreshare, ma diciamo che alla fin fine, una volta che hai generato il link, quello è. Non è Quindi una univoco persona ogni prende. volta che lo rigenera, scusa. Sì, in teoria. No, no, se non. Se vuoi puoi rigenerarlo, c'è il tasto per rigenerare il link. Ecco, lo vecchio dovrebbe diventare inutilizzabile. Dovrebbe, però non, questo sito funziona, diciamo, in maniera un po' diversa rispetto a qualcun altro. Aveva messo questa cosa del link unico, ma diciamo si può rigenerare tranquillamente in caso di problemi. Sì, perché è univoco, ogni link che crea univoco, quello vecchio viene cancellato dal database. È la base della sicurezza informatica. Se non erro dovrebbe essere così. Adesso non ho controllato perché, diciamo, capita poche volte di invitare gente qui quando ci si riesce, che non è nemmeno Eccoci, facile. eccoci. E questa è stata una di quelle. Ci abbiamo messo tanto, ma ce l'abbiamo Sì, fatta. eh sì. Già, eh già. A proposito, per quanto riguarda il canale, da domani inizia il September, finalmente. E da lunedì ritorno nella vecchia, nell'altra postazione, così sì, diciamo, possiamo fare più contenuti, più cose. Giustamente, Molto sperando bene. che la connessione non vi dà altri problemi, e lì inizio veramente a sbraitare come un matto. Questo è poco ma sicuro, Che ci vuoi fare? conoscendomi. Però, quindi, per chi vuole sapere le info, vabbè. Io l'ho messo comunque già il comando del September con le info. Parte da domani, però se qualcuno vuole sapere delle info per quanto riguarda questo sconto delle sub, c'è il comando. A proposito di ciò, anzi un attimo che lo faccio, sperando di averlo scritto perfetto, perfetto, è questo il comando. Quindi dal 2 al 30 settembre vale questo sconto del 20% per le sub.
fossi in voi lo farei, però anche oggi, se volete sabbarvi, fatelo tranquillamente. Oggi non ci sarà lo sconto del 20%, però è sempre un aiuto, visto che già quasi un mese che le sub costano 3,99, quindi in più c'è il Prime che è gratuito, le donazioni dei bits, le donazioni, quindi tutto a vostra disposizione per supportare questa live. Stateci dentro, che No, è il perché so momento. che se viene qualcuno ci dà veramente dentro. Non molto, però riesce a Sì, dare il suo ma contributo. è giusto, giusto. Se è scontato, ci si dà dentro, è scontato. Quando vai in un negozio ed è scontato, ci dai dentro, Beh, questo è anche tendenzialmente perché è vero. scontato, cioè, discorsi sono. Riesci a comprarti una roba in più, magari che da prima non potevi comprare. Sì. Allora, dovrei comprarmi una webcam, visto che adesso, diciamo, fino a poco tempo fa, collegavo il cellulare tramite connessione internet al PC, però non trovo lo spazio dove inserirlo, perché io come monitor ho uno schermo, non so quanti pollici sono, sarà una trentina di pollici, E non è quindi spazio per metterla sopra. sì, praticamente non ho spazio perché... Ok, che è schermo piatto, tra virgolette, ma c'è la parte un po' ricurva dietro, quindi rompe un po' le scatole. Potrei metterlo su un treppiedi qui davanti, ma non so come si potrebbe vedere. Quindi, per adesso, fin quando non mi dà problemi il cellulare, posso andare avanti col cellulare. Tanto io i soldi comunque ce li ho per comprarlo, ho già visto tutto. Gli upgrade avverranno, ma nel momento giusto. Giustamente. Eh beh, Vabbè. non voglio buttare soldi un po' così, Non faccio come è come ho fatto capitato forse io. per un microfono, però mi serve a tutti i costi perché ero abituato al portatile dove il microfono è integrato, quindi ho preso il primo Però microfono la qualità è la qualità, eh. Non ci lo so sono che la casi. qualità è la qualità, però quando mancano i fondi, cioè, Ah, ti no, vabbè, arrangi con ciò che trovi. per carità, con pian piano si fa tutto. Ma sì, l'importante è quello, l'importante è riuscire a farcela anche con niente. Anzi, alcuni su Twitch dicono sempre, non dovete comprare per forza le cose da milioni di euro, cioè potete Ma iniziare anche no, con nulla. assolutamente, assolutamente. E poi ti fai la qualità, è normale. Beh, pian piano poi si fanno le cose. Anzi, una cosa che dovrei farmi in futuro è anche una connessione decente, quello manca. Cosa stai usando? Adesso sto utilizzando la connessione dati del cellulare, perché quello che ho a casa praticamente non è il massimo, però comunque diciamo che è accettabile per alcune cose. Dai, Si almeno cioè, tira avanti. ti si vede abbastanza bene, quindi va bene. Ah sì, dai, per adesso. Non so come mai adesso non fa capricci, perché c'era una cosa... Non so se era un bug, se era un qualcosa che non andava tra la cam e il browser, che ogni tanto si frizzava per qualche secondo. Ma sono cose che non capirò mai. Ma Informatica, alla fine bisogna sempre entrare a guardare tutti i settaggi e sbattersi, e sì, c'è un tecnico che lo fa apposta tendenzialmente, perché quello non o sbatti. fai uno, o fai l'altro ancora, non si può essere multi. Hai ragione, hai ragione. Vabbè. Allora, ok, tengo qua tutto sotto controllo, non si sa mai perché è capitato l'altra volta che era entrato un ospite e non me ne ero accorto, quindi non vorrei tenerlo in backstage per tutta la live, quindi lo tengo sotto controllo, non si sa mai. Perfetto. Meno male che almeno c'è la chat privata a cui almeno mi avvisa quando arriva. Comunque. Io le info ve le ho date. Ah, se volete seguirmi nei social, alcune scrivete social in chat per chi volesse, se no, sti cazzi. Importante comunque avervelo detto tutte le info. Allora, direi che possiamo più che iniziare. Ecco qui. Allora, preferirei metterlo più così perché fa più figo in basso. Oh. Con Blue Questo è il Stars. grande gioco del milionario. Ho preso la versione più accettabile. Sì.
perché quello ufficiale ufficiale non ce n'è ancora, sfortunatamente. Bisogna fare una Vabbè. richiesta di fare il gioco ufficiale. Sarebbe la cosa più bella. Cioè, c'è una versione ufficiale, però comunque non è giocabile in questo modo, ecco. Anzi, volevo Ok. trovare un'altra versione che era ancora più troll, perché aveva delle risposte buggate. Volevo cercare quello perché mi piaceva. Era così divertente, creava del content, il gioco stesso. So che poi non si trova più. E Bene. quindi ci meritiamo questa versione. Io direi che possiamo iniziare, vediamo un po'. Sempre se non si bugga e non mi fa riavviare tutto da capo. Mi sa proprio che si è buggato. Perfetto. Iniziamo alla grande, l'app si è buggata, perfetto, perfetto. Problemi tecnici se... Non è una live se non ci sono problemi tecnici. Ringraziamo coloro che hanno fatto questa applicazione buggata. Grande. Non potevo chiedere di meglio. Guarda, l'altro giorno sono entrato in live e mi sono dimenticato di accendere il microfono. Ho fatto 1 ora e 40 di live senza microfono. Benissimo, io stavo per È fare la stessa normale cosa a un certo dimenticarsi il microfono. punto. No, stavo per fare anche io la stessa cosa perché avevo mutato il microfono per andare a fare una cosa veloce. Non mi ricordo se devo andare a chiudere la porta o qualche altra cosa. Vado lì, ritorno qui, inizio a parlare tranquillamente. Poi mi rendo conto che avevo il microfono mutato. Io, tipo, ok, Vabbè. grazie Stefi Vlog 88 per il follow. Grazie mille. Grazie mille, Ah, benvenuto. benvenuto. O benvenuta, non lo so, può essere anche una ragazza, non si sa mai. Sì, quel che è. Ormai la formalità purtroppo è così, è che dai prima Ma sì, può essere la maschio o priorità alla femmina. lettera o alla A, ma sono cazzate linguistiche. Ormai. Comunque, grazie mille lo stesso per il follow. E benvenuto o benvenuta, chiunque tu sia, in questa live, in questo canale. E non hai Di visto qui ancora niente, settimana prossima vedrai diventerò anche di peggio. ricchissimo. Magari. Oggi diventerò ricchissimo. Domani vado e mi compro tutta Trento e chiudo tutti i negozi di Trento. Madonna! Sono lui, ok. No, Bau, non ti agitare, non mi sono sto arrabbiando, sto dicendo cazzate. Scusate, quel cane che. No, ma il bello è quello. Di dirle queste cose. Eh Bene, sì, ma speriamo non che sto adesso non si niente. bugga di nuovo. Giuro. Mi suggerisci tu? Hai Perfetto. già qual consigliere? Bene. Mi sa che oggi l'app ha deciso proprio che non si vuole avviare in qualche modo. Maledetto di... Secondo me c'è qualche impostazione che mi ha mandato in tilt l'applicazione. Perché ovviamente devono succedere sempre queste cose. Sempre. Comunque, sì, ho capito, sei un lui. Ho capito. No, perché ovviamente leggere Stefi mi viene automaticamente una ragazza, quindi ho dovuto dire così. Anche se mi ricordavo un Stefi maschile, però non mi ricordavo se eri tu o un'altra persona, perché c'era un altro che si chiamava allo stesso modo. Su Twitch, quindi non volevo fare fail, ma l'importante è comunque aver capito chiunque chi tu sia. Allora, dovrebbe partire adesso tranquillamente. Ricordo che voglio questo qua che è più figo. Oh, possiamo iniziare finalmente. Vai, Oh, Madonna. dai, non mi dire che di nuovo. Allora, forse ho capito cosa è successo. Vediamo qualche impostazione tattica. Maledetto. E che BlueStacks di solito va anche abbastanza bene. Ma non lo so cosa li sta prendendo oggi, sinceramente.
perché poi BlueStacks è nato per gli sviluppatori, poi è diventato quello che è diventato, però è nato per far provare agli sviluppatori l'applicazione senza utilizzare Android Studio. Sì. Pensate. Allora, perché è proprio... Vediamo se adesso funziona. Maledetto di un'app. Cioè, andava bene fino a una settimana fa, 2 settimane fa. L'ho messo in pausa per alcuni giorni e mi dà sti problemi. Perfetto. Adoro i problemi tecnici io, veramente. Sono le cose più belle che ci possono essere in una live. Si fa per dire, ovviamente. Io le amo, ma perché per di natura sono un tecnico, quindi amo le problematiche informatiche. Perfetto. Allora, sperando che finalmente si vuole avviare. Allora, potrei fare un altro modo. Ah no, non so come. Bene, adesso non si vede direttamente. Ah no, ok. Allora, proviamo per l'ennesima volta se vuole funzionare. Oh, finalmente. Cosa significa la parola ebraica rabbi? Porca zozza. Maestro. Maestro? Maestro. Penso, non lo so. Quindi adesso tutti su Twitch a spammare maestri rabbi. Quale antica città ha combattuto Roma nelle 3 guerre puniche? Cartagine. Cartagine ed è proprio lui. Io non sono pelato però per fare giriscotti, quindi... Di che colore sono le stelle sulla bandiera americana? Porco Dio, cazzo ne so. Eh? Bianche, gialle, blu, rosse, cazzo ne so. Bandiera americana, cioè... Non ho, in questo momento non ho proprio presente, saranno blu, dai, che cazzo ne so, blu sono. Fantastico, 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 viva i Soviet, l'ho sempre detto io. No! No, 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 non sì, come cazzo si dice, non proclamiamo, non inneggiamo alcune no, cose. sto scherzando, ma figurati, io alzo le mani, me ne frega, era così ecco. per dire. Chi era Urania? E la Madonna. È un bel problema, chi può La essere? moglie di Uranio, probabilmente. Questo... Beh, probabile, non lo sappiamo. Hai anche gli aiuti, fino a Cos'è prova un contraria. odalisca? Solo perché non so cos'è odalisca, vai su odalisca. Cazzo, Ed è una musa. l'ho cannata! la statistica del 25% non mi può aiutare Ok, molto. il gioco Fantastico, mi dice giochiamo a carte. che... Sì, facciamo prima giocare a carte, più che giocare al milionario. Grazie Fra, che cacchio di nickname è Fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. È un mito, Grazie è un mito. mille, benvenuto Grande in Fra. questa live. Salve, salve. Madonna, un nickname più lungo, no, eh? Potevi mettere altri numeri. Mi stavo perdendo nel leggere i numeri, sono sincero. È Ma non ti stupendo il tuo piace il mio nickname? nickname. Ho letto un nickname che sono una meraviglia. Ho letto certi nickname perfetti, top live, si fa per dire. Andiamo avanti, va. Se passeggi a Lima, in che nazione ti trovi? Dove cazzo si trova Lima? La Lima si usa per uscire dal carcere di solito. Ah, Ah, pensavo peraltro. insomma, non so dov'è Lima? Boh, sarà un Perù? Anche io ho pensato Perù. Non Ed so. è Perù, perfetto, almeno su questo. Proprio dai, su quattro però Quale squadra rispondo. di calcio è chiamata Red Devils? A Fantastico, io non me ne frega proprio niente del calcio, ma è una. posto! Bellissimo, buttiamoci dentro Liverpool perché è famoso. Ed era il Manchester. Anche se tradotto in italiano poteva confondersi col Milan, che mi ricordo. Ma Boh. vabbè. Noi andiamo avanti fin quando non vinciamo dei soldi. Quale Ma è tra un questi non è poema un... epico. Quale di questi non è un poema Il epico? Decameron. Anche io credo, meno male.
Quanti paesi confinano con gli Stati Uniti? Uno, due, due, due. Ed è crashata l'app! Bellissimo! Fantastico! Bellissimo. Devo rifare da capo, bello. Devo rifare da capo. Sul più bello crash. Questo chi vuole essere impazzito, forse ecco, domanda, ecco. Vai a dormire asfissiato. Ricominciamo, ricominciamo. Dove affisse Martin Lutero le sue 95 tesi? La cattedrale di Wittenberg. Di Wittenberg, ed è beh, proprio ce l'abbiamo lui. Qua 200 chilometri da noi, 300 chilometri da noi. Quale artista italiano dipinse la Gioconda? Oddio, questa è proprio difficile. È difficile. Guarda, io penso la B, ma non ne sono proprio sicuro. La D? Ha vinto ma la seconda. Ma sì, dai, la buttiamo lì. Io pensavo veramente tu dicessi la D, io mi stavo preoccupando. No, la B, ma sei matto, Bologna. Chi era il dio romano del sole? Del sole. La risposta bella, la C, sole. Sole. Mettiamoci sole, dai. Così accadiamo. Mettiamoci sole. Ed è proprio no, lui. È proprio lui, cazzo. Che domanda scandalosa, mamma mia. Cosa significa la sigla DMA nel linguaggio informatico? Beh, dovresti saperlo. DMA. Direct Memory Access. No, aspetta, aspetta. Diciamo come se non è successo nulla. Piccolo, piccolo spottino tattico. No, e ma perché hai schiacciato sotto? Vabbè, dai, io... No, piccolo spottino tattico. 50 milioni di euro che volevi regalarmi, e vabbè, dai, insomma. Ma no, no, non hai perso nulla. Stia tranquillo, so io come risolvere la situazione. Guarda, io Sono, vedo non che qua... sono È bellissimo, giochiamo a il conduttore. scopa. Beh, bellissimo, Ci per tutti i giochi costringiamo che ti a scopa. Io non consiglio. so neanche giocare a scopa, non so mai giocare. Ma nemmeno io. Vai, prossima domanda. Qual è la valuta corrente in Cina? Lo yen. È lo yuan. Yuan. Non so. Perfetto. Volevamo Pensavo migliorare, utilizzassero la stessa risolvere il problema. moneta. Bellissimo, ho Lo vinto yen credo sia in 0. Giappone, non in Cina. Sì, no, ma pensavo utilizzassero la stessa moneta per una questione di comodità loro, Ma ma non avrei mai sai detto. come sono lì? Per Sì, lo vabbè, Stato sembra non proprio so una come diversa. funzioni in Asia, qua da noi abbiamo tutta un'unica moneta, Vabbè, ecco, qui noi tutta ci siamo un'unica voluti moneta. unificare. Vabbè, Non sì, vogliamo adesso ah, complicarci la per una questione vita. di mercato, per semplificare di mercato, ma alla fine, Sì. boh. Il Effettivamente hanno nome due dello economie. scienziato Fermi. Enrico. Meno male. Mamma Però mia, Franco non sarebbe male. Franco è top nome. il paradosso di Fermi. Che cos'era il Pantheon? Questa cazzo, non so, un tempio religioso, penso, cazzo che sia. Penso anche io. Meno male. Meno male. Un Chi mercato. era l'antico dio greco dell'amore? Eros. Ed è proprio lui. Eros, Eh sì, vieni da me un giorno, io ne ho eroticamente era bisogno. Eros. Quale regione italiana ha il territorio più vasto? Forse la Sicilia. È la Sicilia, attenzione. Sì, perché è Se enorme, vinci questa ti porti 5K a cazzo, casa. Se passeggi a Giacarta, in che nazione ti trovi? boh. Sarà in Bangladesh, boh, butta Era avanti. Indonesia e Indonesia, non hai quindi vinto nemmeno un centesimo. fantastico, bellissimo, bellissimo. Sapevo di Mamma essere mia. povero e rimarrò sempre povero. Questo è il bello della vita. Perché Anzi, se vinci qua, mi sa proprio che noi siamo rimarrai operai povero. dentro. E beh, quanti anni rimane in carica un parlamentare italiano? Non in carica nel senso... come carica batterie. No, perché molti possono confondere queste due parole. Boh, 5 anni. Sono cinque. Sì, Io stavo per dire anche parlamento, quattro, mi 5 anni. ricordavo un cinque.
Quale tra queste non è una parte del sangue umano? La linfa, direi che fa parte delle Credo piante. pure io, cioè non credo abbiamo la linfa. Sarebbe strano. Fantastico, Qual è il fantastico. nome dello scrittore Jyotier? Wolfgang, Credo. Wolfgang Goethe. Wolfgang. Proprio lui. In quale regione italiana si trova la provincia di Teramo? Che cazzetta erano? In Abruzzo, Basilicata, Basilicata, dai. Sei serio? Ma che cazzo ne so, Teramo, non so dove sia. Oh, mettigli Basilicata che è più bello, così perdiamo i soldi. Abbiamo perso tutti i Viareggio. soldi. No, No, non lo so, vabbè. non sono mai Tu stato a Teramo. Io abito a hai proprio Trento, sbagliato sulla figurati mia di regione, che hai sbagliato. Ecco, bellissimo, 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 bellissimo. Ecco perché ho fatto quella faccia quando l'hai Beh, detto. insomma, tu sai dove si trova Trento? Sì, Di perché ci sono stato. Ah, ok. Ecco, io non sono mai stato a Teramo, quindi non so minimamente dove sia. Ma vabbè, tanto la Non è una geografia città, sappiamo che non è un insomma, ozio. così importante come Milano, Roma, Ma sì. Napoli, insomma, ce ne sono città che non si conoscono, esattamente Eh sono beh, dove Padova. ma tanto sappiamo che qui non è il nostro forte la geografia. Non Bellissimo. sei l'unico che sbaglia. Allora, la sigla SUR è usata per quale stato? Boh, Suriname. Credo proprio di sì. L'unico che ha la U. Appunto. Quanti sono gli eventi in una gara di decathlon? 12. 12, 10. 10. Ah, beh, giusto, Decathlon, porca puttana, che coglione che sono. Il bello dice il Allora, nome, adesso ma io chiamo il 118 e mi faccio ricoverare no, no, in psichiatria. no. È tutta una gag, Twitch è una gag. Cos'è l'aracnofobia? Beh, La paura dei ragni. ovvio. No. Anche degli arachidi? Ah no, quello è un altro. Quale dio romano ha dato il nome al mese di gennaio? Giasone, boh, Giasone, boh. Giasone? No, è già. Giano, già mai sentito io, Dio Io romano, non lo Giano. sapevo nemmeno. Mai sentito, Giano. Beh. Bellissimo, abbiamo vinto Sì, qu 0-0. qualcuno mi deve informare prima di fare queste cose, fare queste affe. Di quale città antica, no, di quale ci, antica civiltà era il capo Annibale? Il grande. Cartagine, Cartagine. Proprio lui. Almeno la prima domanda. Dove si sono disputate le Olimpiadi nel 2000? Sono, porca puttana, avevo 14 anni, ragazzi. Perfetto. Ad Atene, boh. No, era Sydney. A Sydney. È vero, era Sydney, Allora, cavolo. ma la cosa È assurda è vero. che mi consigliano sempre giochi di carte. Cioè, ho capito che devo giocare a carte, sono fatto anziano, però. Perfetto. Beh, io ormai rientro in quell'età lì, quasi. Quale premio cinematografico vi viene assegnato a Cannes? Che ne so, o il leone o la palma, mettiamo l'orso, mi sta simpatico un orso d'oro. Era la Palma d'Oro. L'orso, se non erro, è Perché il leone lo un'altra. danno a Venezia, il leone lo danno a Venezia, Sì, l'Oscar lo danno l'orso agli è un'altra States. ancora. Che Sì. non sapevo nemmeno L'orso non l'ho esistessero. mai sentito, lo daranno da noi. Siamo pieni di orsi. Ti danno un orso impagliato È d'oro e ce la probabile. liberiamo. È probabile. Quale strumento su musicale suonava Hendrix? Beh, La chitarra. ovvio, ovvio, tutti lo sappiamo, ce lo diceva anche il Beh, grande. che ne sappiamo, magari suonava anche il piano, pure, vabbè. Anche possibile. Quale festa è chiamata dagli americani Turkey Day? Sarà il giorno del ringraziamento? Non lo Beh, so. ovvio, è il giorno del tacchino. Ah, ecco. Pensavo fosse il 4 luglio, figurati, però no, non volevo Non tardare. credo. In quale di questi cibi è presente il maggior quantitativo di fibre? Cereali? Ma pensa che una volta
Madonna, mi hanno risposto dove c'era più vitamina, invece della frutta, ma hanno detto il pesce. Quale astronomo nel 543 pubblicò la teoria del Sole al centro dell'universo? Galileo, no, Keplero. Quindi è la C. Cici, cici. Ed era Copernico! No, va bene, E ok. niente, la storia non è un nostro forte. Ma in realtà guardo Siamo solo quello ancora a che va zero. bene. Qual è la valuta corrente in Canada? Il dollaro? Credo anche io sia il dollaro, Ma ovvio. Nel corpo via. umano, dove si trovano le falangi? Nella mano, nell'orecchio. Cioè, ci ha preso proprio, ha detto, vi faccio le domande più semplici, vediamo se almeno qualcuno le Nell'orecchio, sapete. giustamente, anche nell'orecchio si possono trovare le falangi, Ah, beh, anche nel ovvio. naso. Quale di queste città non è un'antica repubblica marinara? Amalfi. Sei sicuro? Ma no, non lo so, boh, Amalfi, Amalfi, dai, so. La Repubblica Marinara d'Amalfi, che cazzo ne so, mai sentita, Livorno, sarà stata la Repubblica Marinara Livorno, dai, Dio bovero, c'era lì, potevano fare la guerra con Genova, cazzo, L'unica cosa che io imbecilli. sapevo. Ecco, renditi conto che ho risposto a più domande di te, tu sapevi solo questa, grave. Io ho Beh, vinto zero, anche tu. beh. E quindi, in quale città ci troviamo se siamo a Piazza di Spagna? Cos'è, o Madrid o Barcellona o Roma o Firenze, facciamo Roma, dai, Roma perché mi sta simpatica. Ed è proprio Roma. Forse meglio di Milano per quanto riguarda i Maranza. Se passeggi a Bangkok, in che nazione ti trovi? Thailandia, dai, Oh, dai, ci si sa stiamo cosa si fa a riprendendo. Bangkok, io non vado a Bangkok a passeggiare, per favore. Vabbè, chi va a passeggiare lì? A Appunto. quale numero corrisponde il numero romano XC? Ma non ho più pallida idea. 110. 110 ed era 90. 90, bellissimo. Ecco, non conosco i numeri romani, non me ne può fottere di Sì, me, ok, scrivo i numeri grazie per arabi. ripropormi ancora una volta la scopa, ma mi dispiace. A noi Tinder non ci interessa. Insomma, basta con questa Cosa scopa. c'entra mo Tinder con scopa? Dai, fatti due domande, scopa e Tinder. Ah, ok, ora ho capito tutto. Ora ho capito tutto. Possiamo dire che dopo aver fatto una bella chat si fa anche una bella scopa. Diciamo. Vabbè, si chiama la scopa per un motivo, quel gioco di carte. Se questo me lo sono sempre chiesto. Bene, io suppongo che insomma qualcosa ci sarà dietro. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco. In quale città italiana è nato Dante Alighieri? Madonna mia, che ne so. Andavo bene. Ravenna, che ne so. Io ho studiato Ravenna? falegnameria, ragazzi, io ho studiato falegnameria, cioè, che ne so di dove è nato Dante Alighieri, a Perfetto, ho Firenze. trovato la persona giusta oggi, c'è da dire che ho trovato la persona giusta. Fantastico, ma perché io devo arrivare a vincere praticamente una volta, sarà ben dura, invece. Se andiamo avanti di questo passo, mi sa di sì. Sì, andiamo avanti fino all'arrivare, io sono disoccupato, posso andare avanti per una settimana. Perfetto, perfetto. Non ci sono problemi, guarda. Mandategli una valanga di soldi e così mi paga qualcuno che mi porta fuori il cane, mi porta a mangiare, io sono a posto, andiamo avanti una settimana. Perfetto. Una richiesta più bella di questa non ce n'era. Ecco. Chi fu il primo leggendario re di Roma? Vara Ascanio perché mi sta simpatico il nome. Mettilo. Ma non è possibile. Ascanio, ma che cazzo che mette dentro Ascanio? Ma ti prego, no, era Ok, pensavo parlasse il veramente con me questa tizia. Ascanio. Con quale dei seguenti paesi la Francia non confina? L'Olanda o il Belgio?
Però non lo so, sinceramente. L'Olanda non confina, il Belgio confina. Perché Era Ruanda. il Belgio parlano anche francese. Quale famoso ortaggio è stato scoperto dai conquistatori spagnoli nel 530? La patata, la conosciamo tutti, la patata. Oh, è quella! Quella ci serve! Quale strumento suonava Louis Armstrong? La tromba. E E come lo suonava! come, ragazzi? Vecchio marpione. In quale regione italiana si trova la provincia di Potenza? O Campania o Calabria, una delle due. Bellissimo, metti Calabria tu, metti Calabria che è No! giusta, sì, Didi. Bisogna No! dare una cannata No! ogni tanto, dai. Mi sto sentendo male oggi. Io mi sto sentendo male. Non è possibile. Vediamo se almeno con la prossima ci si riesce. Quanti giocatori ci sono in una squadra di basket? Dio, che ne so, io ho i giochi con la palla, io andrei in giro con il coltello e bucherei tutte le No, palle ai bambini, no, sì, allora mettine quattro, così quattro sono giusti. no, era 5. Cinque. Potevi mettere un in più, mi dispiace. Vabbè, ma basta dirmi giochi di carte qua. Ma... Devi pagare l'applicazione, è semplice. Cosa? Devi pagare l'applicazione perché Sì, sennò ma gioco non c'è una male. lira, sinceramente. Più che pagare sto gioco che è fatto con i piedi. Quale presidente dell'URSS morì nel 1953? Stalin. No, meno male, almeno qualcosa. Il grande Stalin. Bucci, Bucci, non ho detto nulla. In quale città italiana si trova lo stadio Conero? O Conero? Ma che ne so, Agli aiuti. Ascoli Piceno. Ah, ho gli aiuti anche. Allora sì, dammi un aiuto. Adesso me lo dici con gli aiuti. Ah, fantastico. Era Penso che Antonio. adesso lo dici Einstein. Vabbè, Lo giusto. Einstein è il top genio. Chi nella letteratura tedesca ha venduto l'anima al diavolo? Ne so. Chi Non mi avrà si segnano il venduto? tedesco e non me l'hanno ficcato dentro neanche a morire perché fa schifo come lingua. Metti Werther. Il signor Werther. Era Faust. Ah, Faust! Ist Faust! Oh, Madonna mia. È proprio lui. Il grande Faust. Boh, non so nemmeno chi sia. Probabile. Ma magari era piccolo, era un anetto che soffriva di nanismo, poverino. Qual è stata la prima nazione invasa dalla Germania nazista? Guarda, Le questa è chiamate? proprio difficile, difficile, difficile. Secondo me è la Polonia. Oh. Dovevo fare le domande tutte con la Germania, secondo me. Se sei nato il 19 aprile, di quale segno sei? Io non sono nato il 19 aprile, non posso C'è scritto se sapere. sei, non che sei. Acquario, boh. Ah, Ariete. Ariete. Perfetto, Ma chi è perfetto. che guarda queste robe qua ancora? Allena il tuo cervello, ma no, grazie. Il mio cervello è già allenato abbastanza. Non Il mio l'ho allenato benissimo stasera, tranquilli. stiamo vedendo. In quale città c'è l'aeroporto de Gaulle? Sarà Parigi? Probabile, sa molto di francese. La sigla NZL è usata in quale stato? Nuova Zelanda, cioè. Ovvio. Qual è l'unità di misura del suono? Questa per me è difficilissima, anche perché se giro la telecamera state tutti male. Decibel, decibel. Decibel. Oh, anche se alcuni potevano dire hertz. Sì, Confondendosi. vabbè, ma Quale non tra è questi non giusto. è un romanzo di Stephen King? Se proprio hanno scritto Stephen Chi King. è che legge? Questo non lo so chi legge. Guarda, Dolores, perché mi ricorda una vicina di casa che faceva le carte in TV, solo Era per Warlock. quello. Ah, ecco. Perfetto, perfetto. Tipo che era la vicina, era Direi che ti simpatico. do, se non crasha l'applicazione. Mi sa che è andata qua.
ha deciso. Ma perché mi si apre? Grande OVH, grande OVH. Prendete i server OVH, sono gli ottimi, i migliori in Europa. Su serio. Bene, mi sa proprio che oggi non è giorno. Ecco, non è giorno. Difatti è sera, è notte qua a Trento, non so. Ho visto non la mia fotografia. È ovvio che... Vabbè. Va bene, va bene, va bene. E meno male che oggi non abbiamo fatto il format di rimorchiare le ragazze. Sennò che no, ma io quella roba lì è meglio che no, 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 no. È meglio che mi stiano lontano a me, ragazzi. No, perfetto, no, meglio di no. Chi scrisse Re Lear? Swift, perché mi ricorda la scopa. Vedevamo prima. Ah, ok. Io di letteratura proprio, io non leggo se non manuali e basta. Io mi aspettavo tipo una risposta tipo Amanda in mezzo. No, no, no. Ma vabbè. Come si chiama la pantera amica di Mowgli nel libro della giungla? Bagheera. No. Sì. Per fortuna almeno questo. Balù scrisse... era l'orso. No. Sì. Chi scrisse Miserabili? Ma sì. Il signor Ugo, vai. L'ho azzeccata, ma non ci credo. Grande il signor Ugo. Come si chiama in termini scientifici l'insieme di tutte le terre emerse? Come si chiama in termini scientifici la Pangea? No? Proprio lui. E siamo a 4. Chi è il capitano dell'Italia campione del mondo del 1982? Il signor Zoff. È stato il signor Zoff. Ed è stato lui. Non ci credo. Quali di questi stati americani ha il maggior numero di chilometri di costa? Oddio. Sarà la California? Ed è Alaska! Ah, puttana, chi è che se lo ricorda che gli Stati Uniti hanno... Bisogna scusa un secondo, eh? C'è il cane che abbaia. Sei tranquillo. No. 99. Parlo con te, eh? Ma nessun problema. Ok, scusami, ma... Comunque, se volete sabbarvi, potete farlo. Madonna, potete farlo anche 4 volte. Fate un favore a questo grandissimo mio amico. Qual è il numero della moto? Il numero della moto è Valentino Rossi. Cos'è? A memoria 46, ma potrebbe essere una cazzata. È 46. Perfetto, perché l'ho visto così tante volte. Dove è morto Napoleone Bonaparte? Dove sarà morto? Porco Dio, su Sant'Elena o l'Elba, ma non lo so dove. Perché uno è stato incarcerato, su Sant'Elena è stato incarcerato, sull'Elba è morto. Perché lui è nato in Corsica, sì, giusto. Il tempo sta per la famiglia italiana, tra l'altro, sotto l'impero francese, e ne è diventato l'imperatore. Mi dispiace che il tempo è scaduto ed era Sant'Elena la risposta. Era Sant'Elena, ecco, ho sbagliato. Allora, ma scusa, è stato incarcerato dove? All'Elba? No, ma chi se lo ricorda sinceramente? È morto a Sant'Elena, anche stupido. Andrei all'Elba, che figo. Sono le spiagge figo. Ma vabbè. Vabbè, dai. Sono domande, bella. Diciamo. Napoleone è stato così intelligente. Oddio. In quale città italiana si trova il Ponte Vecchio? A Venezia, a Firenze. Potevi dirmelo prima. Ho sbagliato, non so perché... La prima risposta è quella che viene accettata. Va benissimo. Ma sì, diciamo che era un test questo. Quale organo è colpito quando uno soffre di epatite? Fegato. Il fegato. Il fegato. Quale tra questi nomi è stato scritto nel modo corretto? Quindi come si scrive Mississippi in poche parole? D. La D. Sì, dovrebbe essere. Ed era la C. Si ha con due S, quindi va pronunciata la seconda. Dov'è Bruxelles? Siamo di merda allora noi. Dov'è Bruxelles? Cos'è, Belgio o Bruxelles? Ok. A quale divinità greca equivale il dio romano Mercurio?
Mercurio. Cos'è? Ares, Ede, Hermes, Efasto, Efesto, Efesto. Boh. Hermes. Non ho più idea. Ah, guarda che culo. Cazzo. Che culo. Che culo. Chi fu il primo uomo nello spazio? Gagarin, dai, il grandissimo Gagarin. Scusa. Ed è lui. Dai, Gagarin. Inventò la dinamite. Nobel. Grande. Ora ho capito perché mi ricordo che è controversa sta cosa. Quali sono i componenti del cocktail Screen Driver, vodka e... Tequila buttagli dentro, dai, sarà una roba pesantissima, schifosa. Succo d'arancia. Succo d'arancia. Io non bevo quella roba lì, io bevo acqua. Per la cosa giusta. Non mi piace molto. Se sei nato il 3 settembre, di che segno sei? Leone. Penso che ancora sotto settembre, no? Vergine. Settembre. Ah, è già vergine. No? Pensavo da metà in poi. Polonio e Reinaldo sono personaggi di quale opera di Shakespeare? Ma che ne so, fai l'Otello, sono andati insieme in hotel e chissà cosa è successo. Era Amleto. Ecco. Allena il tuo cervello giocando a questo gioco per 10 minuti al giorno. Vai. Mi sa proprio che ne abbiamo bisogno. Qual è la valuta corrente in Russia? Il rublo. Oh, almeno il rublo. Qual è la valuta corrente in Spagna invece? L'euro. Stavo per dire il peso, io non so per cioè, ma tra l'altro è peso se non è peso. Vabbè. Qual è la formula chimica del sale da cucina? Ma che ne so io, ragazzi. Cioè, io se so tanto che cos'è il litio è perché apro le batterie e me le mangio e non sono morto, no, sto scherzando. B, fai B, che bello. Sembra la sigla del sale. Guarda che roba. Ed è B. In che secolo visse Seneca? Terzo secolo, quarto. Era primo. Ma. Peggio ancora. Ma ti do la seconda possibilità, Ok, perfetto. Ok, devo finire per forza questa pubblicità per avere la seconda possibilità. Compratevi scopa, dribbla gli amici, vinci a scopa. Sì, ah, sì, non voglio giocare a scopa, grazie. Quindi diciamo primo secolo. Qual è il numero di maglia? Qual è il numero di maglia indossava Johan Cruyff? O come cacchio si nomina? Cosa faceva Johan Cruyff? Ma non lo so nemmeno io. Non so, magari faceva il pescatore nella squadra dei pescatori, come faccio a saperlo? Beh, oddio. 4. È giusta. 14. No. Hai sbagliato proprio di 10. Allora, un attimo, prova di 5 secondi. Ecco qui. Andiamo avanti, che qui dobbiamo vincere i soldi. Bacco e Dioniso sono entrambi divinità di che cosa? Del vino. Oh. E lo dice uno che beve acqua. Esatto. Quale sistema operativo ha un pinguino come logo? Linux. Ovvio. Copia di Unix. Cuore di Macintosh. Qual è la capitale del Brasile? Questo è Buenos Aires, Brasilia, San Paolo, Brasilia. Era Brasilia. No. Mi dispiace. Non sapevo nemmeno esistesse Brasilia, fino ad oggi. No, io sapevo dell'esistenza, ma me ne ero dimenticato. Non si sente mai nominare, effettivamente. Appunto. Qual è il film più lungo in Germania? Volga. Non lo so, un Volga. Il Reno.
ma non so che dove cazzo sia il Volga. Non mi chiedere a me, cioè io con i nomi. Chi è l'autore della celebre poesia La pioggia nel pineto? Ma non lo so. Perfetto. Non lo so. Quasimodo, perché il nome mi ricorda il gobbo di Notre Dame. Eh no, era D'Annunzio. Vabbè, ma qui veramente se giocavamo veramente al gioco, facciamo una pedata. Sì, sì. Sicuro. Sì, sì, la cipolla. Di che naturalità era il leggendario Robin Hood? Guarda. No, non posso saperlo, perché mi verrebbe da dire austriaco perché ce l'abbiamo qua due passi, però secondo me era inglese. Però Robin Hood era inglese. Che voglio i tuoi soldi per i poveri. Quale ah, sì. Scienziato studia le montagne? No, montagnologo non si può leggere. Devo... Speleologo, il petrologo. Il petrologo. Montagnolo. Come il petrologo? Non lo so nemmeno io. Dai, qual è il nome del fondatore della casa automobilistica Ferrari? Il signor Enzo, è stato il signor Enzo. Meno male. Qual è il protagonista del romanzo di Dickens, Canto di Natale? San Nicolas. Cosa? Che cazzo ne so? Io non leggo i romanzi, io leggo manuali di informatica e di sintetizzatori, ragazzi. Non è mai capitato di vedere quest'opera? Perfetto, No. perfetto. Se non è quella, vai di Scrooge, che Scrooge ha il nome che somiglia a Scorreggio, magari funziona. Ed era Scrooge, all'ultimo secondo ti sei salvato. Quanti re di Roma ci sono stati prima della Repubblica? Allora, mettine tre che è sicuramente sbagliato perché non si può vincere subito. Oh, ok, quindi. Sette. Meno male che ho sentito che era sbagliato, se no avrei cliccato. Qual è stato il primo gioco della Nintendo ad introdurre il personaggio Mario? Donkey Kong. Ovvio, ovvio. Mario. Pac-Mario non l'ho mai sentito. Io vorrei provarlo, Pac-Mario. Quali tra questi pianeti sono dei giganti gassosi? Saturno e Giove. Ti porti a Non casa lo so. 5K, già è sicuro. Quale di questi è un fiume spagnolo? Hai anche gli aiuti in tal caso? Vai, vai, che ci Quale portiamo a aiuti? casa 10K oggi. Uno a caso, non so che aiuti ci Andiamo sono, con ecco. Einstein. Einstein Non dice lo so scegliere Ebro. di, ecco, l'euro. Grande Einstein. L'Abroli. Qual è stato il primo film girato da Fellini? Non lo so nemmeno io. No, no, che quella è. Abbiamo tutta la serata. I Vitelloni, vai, di Vitelloni. Andato a filmare le Vitelloni Era lo sceicco lo bianco. Sceicco I Bianco. vitelloni proprio la lasciate al pascolo, mi dispiace. E giustamente devono fare anche loro una bella fine in futuro. No, perché Fellini non era famoso anche per i documentari, no? Ho pensato magari ha fatto un Non mi ricordo, documentario su sinceramente. Vitelloni. A quale divinità greca equivale la dea romana Diana? Ma non ho la più pallida idea. Non so comunque se è morta, se è schiantata in macchina. Beh, questo è ovvio. Sarà Atena, non lo so. Artemide. Artemide. Vabbè, io con gli accenti poi. Chi era l'antico dio egizio del sole? Ra. Era proprio lui. Quale di questo non è una canzone dei Beatles? Oh, che qui neanche gli ascolto i Beatles, mi sta sul cazzo. Anche se questa è un po' scarna questa Immagino. domanda, perché Imagine è di un componente dei Beatles, ma non proprio dei Beatles.
Non Qual è il nome è di una moda? cosa che ascolti. Aspetta, che no, né sentito né ho visto. Qual è Ok. il nome di Sì, Mozart? perfetto. Amadeus Beh, Friedrich mi sembra Mozart. più che ovvio. Sì, no, vi sto leggendo i nomi perché ti danno le risposte, cioè deve veramente far ridere. Loco. Non Chi sono scrisse nativo. Moby Dick? Ma che ne so. Sarà stato il signor Swift la scopa. È stato Melville. Ah, no. Quale altra roba ci propina questa volta, se non uno schermo nero? Fantastico, fantastico, fantastico. Ma io veramente queste applicazioni buggate. Perfettissimo, perfettissimo. E riavviamo per l'ennesima volta, perché le pubblicità sono buggate. Un ringraziamento ad Android che fa sempre il suo lavoro perfetto per quanto riguarda alcune applicazioni. È No, ma Android non è colpa di Android, è colpa di BlueStacks, chi ha fatto probabilmente. l'applicazione, diciamolo. Perché Android Chi ha è stabile da un interpretato il sacco di personaggio tempo. principale del film About Ma che cazzo è so? Chi cazzo è Child? About Smith? About Smith? Jack Nicholson. Forse. Tu Cazzo, dici? che film è? Non so che film è. Come hai Perché fatto? avrà un altro titolo in italiano. Probabile. E forse ho Qual è anche la pesato valuta il film. corrente in Non so. Scozia? La sterlina? Cazzo di. In Scozia c'è la sterlina. Chi Ecco. inventò il cinema? Oh, I fratelli Lumiera. No, non i fratelli cinema. no. No, è che stavo leggendo nel frattempo la prima, e mentre ti stavo rispondendo con la prima. Chi inventò il floppy disk? Non so se è stata l'IBM. Cioè, io ti Quindi? direi istinto IBM, però non sarei proprio sicuro. Vai di IBM. Però, perché ABM. le prime schede magnetiche le ha create l'Olivetti con la programma 101, il primo personal computer. Cioè, personal Sì. computer, Chi personal inventò computer. l'aeroplano? I fratelli Wright. Quelli ti stavo per rispondere prima, no? Che stavo leggendo. Qual è il fiume più lungo della Francia? Cazzo, solo la Loira. Era Reno e mi sembra che avevi risposto anche prima a questa domanda. Sì, Però ma vinci no, ero in 5K. Germania, ho vinto 5K, ti mando subito il numero di conto che voglio diventare ricco, cazzo. Mi dispiace che questi 5K sono soltanto virtuali, li puoi vedere solo adesso. Quindi nota bene tutte le banconote che scendono. Sì, guarda, belli, sono 5.000, devono. No, volevo contarle. È un po' difficile. L'idrosfera. Allora, l'idrofobia, la paura di cosa? L'idrosfera. Che cacchio leggo io pure? Acqua, dai. Beh, ovvio. E non dell'idrogeno, come risponderebbe qualcuno. Ah, qual è la capitale del Canada? Cos'è? Vancouver, Montreal, Montreal, sa? Vancouver o Montreal? Era Ottawa, Ottawa. ma va? Vancouver è un Perfetto. po' impossibile. No, Non so che dove cazzo sia no, no, Vancouver. no, mi dissocio. Mi dissocio pure io. Ho capito tutto, mi dissocio. Cazzo di Ma che pubblicità di cacchio di merda vengono pubblicità fuori di canale su appaiono? Android. Ma non lo so se la censura. No, no, devo mettere, o devo mettere in privato la live, appunto. Dio, buono, paura, paura, paura. Il bello Fantastico, che io fantastico. questa live la dovrei ricaricare su YouTube, non so se me l'accetterebbero. Beh, basta che opacizzi quella parte di io, tagli proprio Ma è già quell'attimino opacizzata in lì. teoria, è già quasi tutto opacizzata. Però insomma non è carina. Sì, però Android, mi puoi fare una pubblicità del genere? Accettare una pubblicità del genere? E ho capito tutto. Ma sono costretto a metterlo anche non pubblica la live, perché non vorrei faccia una bellissima fine questo canale, che già sta messa come sta messa. Mi conviene farlo a fine live, sono qui, ci metto 20 anni.
Andiamo avanti. Andiamo avanti, vincere. Devono succedere prima o poi cose del genere. Veramente. Come lo scrittore Baudelaire. O Baudelaire come si chiama? Si chiamerà Paul Baudelaire, dai. No, si chiama Charles. Si chiama Charles. Chiama Charles. Vabbè. A quale numero corrisponde il numero romano LV? LV, chiedi ad Einstein che lui lo sa di sicuro. È 55, grazie Ecco, io numeri Einstein. romani non li so leggere, non me ne frega Chi niente. era Pegaso? Era, non era il cavallo alato, Pegaso. Era lui, il cavallo alato. Quanti centimetri ci sono in un metro? No, guarda, questo è difficile. Secondo me neanche c'è dentro, io direi milioni, milioni, milioni di centimetri, 100. Ed era 100. Dai, In questo quale va città ci a girare. troviamo se siamo a Piazza Tenem? O Tennam, come, nomi così complicati non ne ho mai letti. Pechino. Hong Siamo a Kong è la parte di Pechino. me, Pechino. Siamo a Pechino. Chi ha interpretato il personaggio J.L. Picard in Star Trek? Cazzo, non ho mai visto Star Trek in vita mia. Ma nemmeno io. Ma no, e io sono nato negli anni degli Star Trek, nel senso dovrei averli visti, ma non ne ho mai visti. Vabbè, succede. Diciamo che Patrick Stewart mi sta simpatico perché si chiama come Azzeccato. Se passi a Ottawa, in che nazione ti trovi? Vabbè, l'abbiamo me. già risposto prima, quindi Canada. Quale scrittore italiano vinse il primo premio Nobel nel 1934? D'Annunzio. Pirandello. Pirandello. Pirandello, ok. Io di letteratura proprio. Vabbè. Non tutti Non mi è siamo. mai piaciuto leggere, quindi. Perfetto. Però sono altre 5K. Dai, fantastico. Perfetto. Stiamo riprendendo. Chi scrisse le allegre comari di Windsor? Il signor Swift. Ma Swift, secondo me, ha fatto delle Solo scope. per quello ormai mi è messo in testa. In quale città italiana si trova lo stadio delle Alpi? Torino. Almeno questo. Ma Qual è la guarda, forma molecolare Torino. dell'acido fluoridrico? No, non lo vedo. Ecco la forma dell'acido fluoridrico Fluoridrico. B. Esatto. Ah, cazzo, che culo, porca puttana. Bene, quanti game nel tennis si deve vincere per aggiudicarsi un set? Tre? Sono tre. Sono sei, mi dispiace. Sei, ah. Giochi con la palla, palline. No, non mi piace. Nell'antica Roma, qual era la sfera di influenza del pontefice Massimo? Diritto. Era la religione. Beh, nell'antica Roma o Antica nel Roma. cristianesimo? Sì? Non Sì. era legato tutto all'imperatore, cazzo. Beh, ho Sì, scoperto però. Vabbè. Come si chiama il primo animale clonato? Dolly, la pecorina Dolly. Ovvio. Quale tra questi personaggi storici non è mai stato imperatore? Ovvio. Alfred Hitchcock. Imperatore Hitchcock non si può Fantastico. vedere. Chi era Cicerone? Ma chi era? Un commediografo era un penso, ma non so se è giusto dire così. Era un oratore. Però cazzo ha anche scritto, no, lui?
Sì, se non vado errato, ma adesso non ricordo precisamente, ma Solo un il gioco credo oratore non sbagli. rompipalle, un oratore, uno che andava a fare la spesa e ti urlava dietro. Hai Signora! ragione. Chi è il regista del film Il Gladiatore? La Madonna, no? Che parlerà, sarà Spielberg, non so. Spielberg che fa il gladiatore non l'ho mai Ma che visto. cazzo ne Ci sarebbero so? stati Io pieni di l'ho visto una effetti. volta e mi ha fatto un po' cagare, sinceramente. Non mi è piaciuto molto come film. Perfetto, perfetto. Un po' troppo Qual americanata. è l'unica città del mondo a trovarsi in due continenti? Continenti. Istanbul. Istanbul. Ed è Istanbul. Tra l'Europa e l'Asia, però in realtà è l'Eurasia, un continente unico. Quale artista italiano dipinse la Gioconda? Questa volta No, di penso che. nuovo, ancora, è troppo difficile, io non lo so, dico sì, perché non lo so. Eci. Chi era l'antico dio greco della guerra? Della guerra. Senso Ares, mi pare. Ed era Ares. Quale scienziato vinse Nobel nel 1922? Einstein. Ed era proprio lui. Metti caso tu facevi rispondere a Einstein la risposta su Einstein. Qual è il nome dello Cazzo. scrittore Stevenson? Paul Stevenson si chiamerà. Il signor Paul è desiderato alla cassa. Sì, è lui. No, non Mi è lui. spiace, era Robert Louis. No, Robert, quell'altro. Cos'è? Soccer Superstar. Ma Cazzo. sì, nel frattempo pubblicizziamo Dobbiamo. anche i giochi. Qual Saliamo. è il nome in codice usato dagli alleati per lo sbarco in Normandia? D-Day. Il D-Day. Operation Overlord. Al D-Day, al giorno in cui sono partiti, vabbè, Vabbè. è vero, In quale operazione. paese è nato Nietzsche? Germania, penso sia nato in Germania, in Sì, mi sembra Polonia. sia abbastanza tedesco. Quale squadra di calcio è chiamata Red Devils? Ed Cos'era prima il Manchester United? era lui. Qual è stato del Sud America alla superficie più estesa? Brasile. Ed è il Brasile. Sarebbe bello andarci con un po' di Ho dovuto brasiliani. ricordarmi la mappa su Quante portaerei Wikipedia. furono affondate dai giapponesi a Pearl Harbor? 5. Zero. No, ma sì, 0 portaerei. Come 0 portaerei? È vero, erano tutte navi, non erano portaerei. È vero. Basta poco per sbagliare. Il dio romano del vino. Bacco. Perfetto, Per perfetto. Bacco. Quante buche ha un tavolo da pool? 6. Meno male. Quale popolo Ho giocato inventò la due ruota? Chi inventò sta ruota? volte. I Sumeri. Proprio i Sumeri. Qual è la capitale d'Europa più a nord? Porco di. Più a nord, cos'è che c'è più a nord del nord del nord? Il nord polare artico, cioè. Sì, dell'Europa comunque, non del mondo. Però non so se può considerare. Reykjavik, la D. Ed è la D. Perché c'è Columbus. una Di cazzo di. che cosa? Dov'è la cap cioè, Di dove si mezzo. trova Columbus? La capitale di quale stato? Sarà dell'Ohio, Ed perché è è bella. dell'Ohio. Porca puttana, Ohio, che torno che bontà. a casa con 12 Oh, in miliardi di quale regione euro. italiana si trova la provincia di Campobasso? Non ho più idea. Basilicata, se non stai male.
È giusto? È giusto? L'ho azzeccata? L'ho azzeccata, dai, schiaccia quel bottone. Schiaccia quel bottone. Non l'ho azzeccata. Il Molise. Ho capito che non esiste il Molise, ma è easy. Cos'è il Molise? Però altri 5K te lo sei portato, siamo già a 15. Sei nato il 17 novembre, di quale segno sei? Sarei un pesce fuor d'acqua, dai. Ecco. Scorpione. E nemmeno male Vai, si che è gioca ancora a l'ascolto scopa. italiano. Sì, grazie, non mi interessa. Sfida milioni di giocatori. Diventa Ma certo, il campione del Sì, mondo. ma mi fai... No, vabbè, basta un secondo che se ne va il tasto dello skip e non posso più skipparlo. Un applauso a coloro che hanno inventato questa tecnica scam per vedere tutte le pubblicità. Oh. Andiamo a noi. In che città è situata la Casa Bianca? Washington. Quello ormai lo sappiamo tutti, ci manca solo che ci andiamo lì Ma sì, le prime direttamente. quattro domande sono anche relativamente semplici, poi Lo diventa scienziato ignorante. studia le montagne, abbiamo detto. Il petrologo. Da dove Ovvio. deriva questa figura? Il calciatore Luis Nazario de Lima è conosciuto come? Cazzo ne so, ma chi cazzo è questo? Zico, il signor Zico, dai, si chiamerà. Non lo so Era chi è. Ronaldo. Ah. No, non Cristiano Ronaldo, ovviamente. No, Fenomeno. ma proprio io quel campo lì è una roba. Qual è la formula molecolare dell'acido cloridrico? HC? Ed è HCl. La HCl, ecco. xenofobia è la paura di che cosa? La xenofobia. La paura degli stranieri, è il terrore degli stranieri, poi i porti chiusi, ce n'è uno verdino che è Ed è così. proprio quello. Io non avrei mai Esatto. risposto, sembrava razzista. Mamma mia, Qual è che la valuta gente. cor a corrente in Argentina? La valuta in Peseta? Argentina. Pesetta ed è il Ma il peso. peso, il peso. Sì, ok, cosa è successo in questa news importantissima? Bellissimo, bellissimo, ci indica come spendere il nostro denaro. Comprate Bitcoin, dice poi magari, non è una Ma io truffa. non compro, merita. Non compro nulla, grazie. Anche se una volta mi è uscita una pubblicità tipo non mi ricordo se era in tedesco o in un'altra lingua, tipo per skippare, avevo sbagliato pure tasto, quindi perfetto. Il lago di Loch Ness è una grande attrazione di quale paese? Cos'è, boh. O scusa, Irlanda o Galles? Irlanda, sa. È della Scozia! Mamma mia! Dove si sono Bellissimo. disputati i campionati del mondo di calcio nel 2002? Sarà in Francia, dai, che li hanno disputati. Era in Ecco, in Giappone! Giappone, bellissimo. Sì, un altro tizio che fa una La truffa truffa del svelata! papi.com. Quando è il giorno di indipendenza in USA? Cos'è il 4 luglio? Credo proprio di sì. L'unica data. Quanto tempo impiega la Terra a compiere un'orbita intorno al Sole? Questo è troppo difficile. Perché la risposta possono essere due, anzi una è corretta, sicura, e l'altra è corretta se conti 365 giri, 365 orbite, un anno, dai. 365 anni Comunque, sarebbe stato un po' sono troppo. 365 ore, no, 365 giorni, 6 ore dovrebbe Ecco. essere, In quale città ci troviamo se siamo nella Piazza Rossa? no? E la Madonna, Mosca. Ovvio. Rosso, cioè, rosso è il colore della Russia. In quale città è nata, cioè, è morto Dante Alighieri, cioè, è nato, è morto. Dove cazzo è morto? È caduto dalle scale, poverino, che è morto. No, coraggio. Firenze.
Firenze? Firenze, boh. Non so dove cazzo Era sono. Ravenna. Ravenna, ecco. Che è quello che ho Firenze è detto dove è prima. nato, credo. Ecco. Oh, dove si trova lo stadio di San Siro? Milano. Ma è l'unica cosa che so di sicuro sul calcio. È l'unica È cosa che so. l'unica, vabbè, quella Il più resto. famosa. Quale tipo di creatura aveva la testa da leone e la coda da serpente? Una chimera. Meno male che non era l'Amazzone, che stavo chiamando Amazon. L'Amazzone. La firofobia è la paura di cosa? Del fuoco. Ed è del fuoco. Qual è la vita media di un goblo rosso del sangue? 10, 100 minuti, 100 secondi, 100 secondi. 100 secondi, 100 No, giorni. 100 giorni, puttana, mona, pensavo che Basta sta truffa del Papi! Ma questo è Big ma Luca, benissimo, maledetto! Ma questo è benissimo. Big Luca! Quel maledetto che appare. Prima Ma appariva su YouTube ogni video, almeno così si diceva, adesso appare anche nelle app. Chi era Golia? un gigante era Golia, Sì. gigante Golia. Ogni quanti anni viene eletto il Presidente della Repubblica Italiana? Ogni quanti anni? Cos'è? 4 anni? 4 Dici anni? 4? Io dico 7, mi 7 dispiace. anni? Ah no. Ah no, sono gli Stati Uniti che ogni 4 anni, porco di... Me lo Con dico. quanti paesi confina il Canada? Uno con... Fino con uno, con se stesso e con gli Stati Sì. Uniti. Chi era l'antico dio egizio della guerra? Egizio della guerra. Beh, direi che è Montu a sto punto. Ed era Beh, non è lui. differente. Grande Montu. Chi ha registrato il film E.T.? Steven Spielberg. E Spielberg? Vediamo un po', vediamo un po'. Ed è lui, il signor Spielberg. Questo non potevo sbagliare. Qual è il nome del cane di Ulisse? Pluto. Pluto. Cos'è Argo? Argo. È Argo. Pluto mi sembrava un po' strano. No, Pluto, dai, non posso mettere il tuo Che cosa il dottor dottor Pemberton inventò nel suo retrobottega nel 1886? la Coca-Cola. Anche Credo anche io sia Coca-Cola. Solo che la all'epoca mia. era così acida che se lo bevevi ti distruggeva tutto. Se passeggi a Teheran, in che nazione ti trovi? Iran, direi. È Iran, ci sta avvicinando ai 25K. Chi scrisse Il sole sorge ancora? Chiede ad Einstein che lui lo sa di sicuro. Einstein dice Ecco, Hemingway. Hemingway, avrei risposto a Hemingway, capito? Ho buttato via. Qual è stato il primo film girato da Woody Allen? Cazzo, che domandona. Non ho più pallida idea. Perché poi sono vecchissimi certi suoi film, cazzo. Certo. Boh. Ma tra l'altro, io i titoli non li conosco, li ho visti, ma non li conosco. Metti Ma nemmeno Manhattan, che io. bello nome. Hai gli aiuti ancora. Ah, allora vai di aiuti, vai di aiuti, dai. Vai, vediamo il pubblico. Il pubblico dice la C. What's up, Tinger Lily? Allora la Ma non cista. sei lì, non so se è un film, lo hanno messo giusto per inserire. Quanti Quanti caratteri ci caratteri? sono nell'alfabeto russo? Che cacchio ne so, non capisco il cirillico. 76. 33. Sparato un numero alto perché non lo Basta, so. maledetto. Truffa Maledetto svelata, Big la Luca. Però truffa del papi. sono sempre 5K portati a casa, ricordiamoci. Nel corpo umano dove si trova l'omero e non l'omero? Nel braccio sto l'omero, È no? nel braccio. Quale scienziato studia l'essere umano? L'antropologo, l'umanologo, Ma se usciva l'umanologo io me ne andavo, cioè sincero. l'umanologo. Qual è la dea greca della vittoria?
L'uno Nike. No, non so se dirti Vittoria o Atena. Atena. Nike. Nike, veramente. Ma va? Ah, è per quello che si chiama Nike. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Oh, hanno vinto 0 euro di nuovo. Praticamente gli devo ancora dei soldi. Quanto gli devo sti qua? Forse di perdere. Compreso le vittorie, beh, le devi tanto. Forse ti prende i soldi delle vittorie, non te le dà nemmeno. Li saldi come debiti. Qual è la capitale di Oklahoma? Ok. Capitale di Oklahoma, Atlanta. Oklahoma City, c'era scritto Oklahoma City. Sì, però avrei detto che era una scammata di quelle schifose, invece che era proprio Oklahoma. E invece. Mai invece. È una scammata. Chi l'avrebbe mai detto? Meglio Olimpo. Frolla Miscosi. Quale nazione ha vinto più medaglie d'oro alle Olimpiadi di Sydney? La Cina ne avrà vinte di più. Gli Stati Uniti. Oh, come tu! Ma tu non vinci nulla, Sakashi! Che so che sei slow, maledetto! Se mi viene a trollare che ha cambiato il nickname. Per fortuna che l'ho richiesto amicizia, così ho scoperto chi è. Nei viaggi di Gulliver, come si chiama il paese della gente piccola? Wonderland. Era Lilliput. Cioè, me lo leggevano che avevo 3 anni quella roba lì. Come fai a ricordare? Io non me l'hanno mai letto, ma hanno sempre un nome. Hanno anche fatto un film con forse Mel Gibson, addirittura da giovane. Non mi ricordo. Comunque, Sakashi, se vuoi sganciare i soldi puoi farlo. O farlo da domani, che domani c'è lo sconto del 20%. Così hai tutte le info. Andiamo avanti a perdere, vai. Quanti punti bisogna fare per vincere un set di ping pong? 11. I soldi della sub, ovviamente. Hai detto? 11. 11. E sono 11. Quale tra questi oggetti non poteva essere usato nel 1400? Cannocchiale. Ed era lui, perché sono inventato dopo. Molto dopo. In quale giorno infernale sono condannati Paolo e Francesca? Ma che cazzo ne so? Che cazzo? Ricordo che hai gli aiuti se vuoi utilizzare. Vai di Einstein, che lui Einstein sa sempre. Einstein dice la A, lussuriosi, perché ci hanno dato forte. Poi tra questi film non ha vinto l'Oscar come miglior film. Rocky. Era la via dalla Svega. Chi ha vinto un Oscar? Che schifo, ma come è possibile? Può essere che non ha vinto per il miglior film, avrà vinto per tante altre cose, pure per la colonna sonora, che ne sappiamo noi. Io non ho mai vinto un Oscar, quindi non lo so. Quante buche ha un tavolo da snooker? Cos'è uno snooker? Boh, zero. Non erro, dovrebbe essere l'occhio da tavolo. Zero. Sono 6. Quindi sei. Lo snooker non è... Aspetta, adesso vado a vedere che cos'è lo snooker. Non ho capito una ceppa. Andiamo avanti. C'è un gioco per anziani, pubblicizzano il gioco per gli anziani, bellissimo, fantastico. È l'unica cosa che possono fare per avere un po' di money. Ovviamente sto scherzando. Lo scherzo sempre, ovviamente. Sì, non voglio giocare, voglio skippare questa pubblicità, grazie. Oh. Di quale colore sono i taxi a Londra? Neri sono. Sono neri. Da me ce li portano in barca e loro invece stanno in taxi. La Divina Commedia è composta da quante cantiche? Quante cantiche saranno? 33, ma non ho la più pallida idea. Sono 3, mi dispiace.
33 sulle 33 31 che l'età non entravano a è, si 38 diceva. Si bevande. diceva che 33. Vabbè. Si diceva 33. Quanti sono gli eventi in una gara di triathlon? Oh, se decathlon erano 10. Cosa significa la parola latina magister? Maestro, penso. Ovvio, lo dicono ovunque, cioè ormai diventa la parola base di Twitch. In quale città ci troviamo se passeggiamo lungo gli Champs alle Champs-Élysées? Champs-Élysées, Gli Champs, dicevo. Parigi. Dove una volta, da quel che ho capito, sulle parti piane non mettevano freno a mano per spostare la macchina e ricavare i parcheggi, c'era una roba Perfetto. assurda, sì. Non Qual è il secondo so. pianeta a partire dal Sole nel nostro pianeta solare? La Venere. Ed è Mercurio, Venere. Venere. Nel corpo umano dove si trova il labirinto? Nell'orecchio. Non lo sapevo io questo. Ah, sì. Che regione italiana si trova la provincia di Terni? Basilicata. Ma basta! Basta! Ma Vabbè, questi geni che non filano ogni domanda pure. ormai la Ma mente l'infarto vogliono far venire. Mannaggiali. è diventata la mia cipolla, capito? Ho capito tutto allora. Quale scienziato studia i vulcani? Il vulcanologo, direi. Credo proprio di sì. Qual è la valuta corrente in Spagna? Chi L'euro. scrisse l'antico poema Eneide? O meno. Era Virgilio! Come confondere l'Odissea con Ah sì, l'Eneide? Easy! Mamma mia. adesso Dai, ogni andiamo nuova partita. avanti. Nel corpo umano dove si trovano gli alveoli? Nei polmoni. Meno male, non dicevo questo, mi sbaglio. No, non lo A quale sapevo, sinceramente, gioco ho dovuto stai ritornarmi giocando se per compri Parco della Vittoria? Ovvio. Monopoli, dai. Mastermind. Anche se io vorrei andare a Monopoli per vedere se esiste veramente Parco della Vittoria. In quale paese è nato Albert Einstein? È Germania. troppo tedesco. Chi scrisse Rime of the Ancient Mariner? Perfetta. Mamma mia. Come parlo io questa lingua? E chi l'ha scritta, mo? Ci sono gli Fai aiuti. sì, giusto, giusto. Fai gli aiuti del pubblico, il pubblico sa sempre tutto. Vai, è la C. Ah, ma no, quello Cosa era significa Einstein. la sigla LCD? Liquid crystal, Almeno cosa su questo sei esperto. In quale nazione si trova Transilvania? porco Dio. Romania, ti direi. Ed è Romania! Chi canta When You Ciao, Look bravo. at Me? Beh, chi potrebbe cantare? Ma che ne so, sarà Holly il Valance. Ed è Cristina Milian. Ah, bellissimo. Non sapevo nemmeno esistesse questa canzone. Sì, grazie nonnina per ricordarci di allenare il cervello, ma ormai è troppo tardi. La nostra figura de merda è stata fatta, ma i Vai. 5K te li porti a casa. Ti Fantastico, altri 5K per risanare quei soldi che ho vorrei perso prima donare da col Xbox, ma Venmo. non si può fare. Non è un cellulare a portata di mano, Sakashi. Se hai un cellulare a portata di mano, basta che clicchi il link, inserisci tutti i dati, tutte le robe e fai la donazione. Easy. Xbox non credo si possa donare. Non Non lo so, se so c'è. se puoi, non so se è collegato lo store a Prova, Twitch. no,
non lo so, prova a vedere se nei link puoi donare, non so se tu volevi donare i bit, volevi donare le diciamo, donazioni quelle standard, quelle classiche. Non posso trasferire i soldi Xbox al CEL perché là ho un buono. Ah, è un Non bonus so come si fa. Xbox. Non so come si fa allora. Prova Niente da a fare. vedere se c'è il browser di Xbox, a vedere da lì, in tal caso. Chi è il regista del film Alien? Ma che ne so, sarà sempre Steven Spielberg. Beh, che bravo a Era fare il Ridley film. Scott, colui che ha fatto anche il gladiatore. Ho vinto 0 euro, Quanti bellissimo. secondi ci sono in un'ora? No, questo è Vediamo se... difficilissimo. Super difficile. 3600. 3600? 3600. 3600. Quali sono i componenti dell'acciaio? Ferro e... Carbonio. Ed è carbonio. Quale tra questi non è uno stile del nuoto? Non mi Airone. sembra ovvio. Che cacchio di stile è? Come lo fai lo stile ironico? Quale giocatore di calcio è conosciuto col soprannome Ma che Pinturicchio? ne so, sarà Roberto Baggio. Ed è Del Piero. Nemmeno sapevo si chiamasse Pinturicchio. Ma che mi interessa, ma Super Mario a quest'ora? Che poi se lo scarico sarà uno scam, che invece di Superman mi appare la versione fake. Esatto. Ma qui la Nintendo deve denunciare, deve fare una denuncia la Ma no, Nintendo. perché dopo un tot di anni il prodotto in teoria perde il diritto. Non so Tu come dici? funziona, se l'ha messo come diritto d'autore o il Però software. lì c'è il personaggio che comunque c'è. Non lo so. Vabbè, che basta che gli cambiano 3 pixel e non è più lo stesso È personaggio. che quella è la cosa che ti inducono a scaricare il gioco. Lo scarichi, poi ti viene una versione fake, come è capitato Ah spesso sì, di vedere un in giro attimo. per lo store. Che geni, che geni. In quale città italiana si trova lo stadio Tardini? Beh, Ma che ne so, sono una città dei tardi, cioè, questo è ovvio. nei guarda, sarà Piacenza perché sarà uno stadio che piace. È Parma. Quale di queste città non ha ospitato le Olimpiadi per 2 volte? Roma. Ed è Roma. Ho visto quanto sono Chi è sfigati, l'autore cazzo. del celebre poesia a Silvia? Ma chi cazzo è Silvia? E chi la conosce? Non Sarà il lo, io non la Carducci conosco. perché è molto caro il Carducci. Era Leopardi. Ah. Lui si Io vende le ero una fera pippe proprio, mentali una su questa frana su ragazza. queste robe qua. Sì, spottati al di quelle pippe, ma facciamo prima star single. Mi sa che è finito single. Chi ha interpretato il personaggio di Jack Torrance nel film Shining? No, questo è troppo difficile. Questo non lo so. B. B. Ed è Cioè, B. dai, ragazzi. Difficilissimo. Quale presidente degli USA morì assassinato nel 63? JF Kennedy. Cioè, le cose più vecchie le sappiamo. C'era, Chi era Saul? Non eh? L'enigmista? No, era questo. solo l'enigmista. Era un repazzo, sarà stato Ma è Saul. ovvio. Oh, a quale numero corrisponde il numero romano DIX? Ma che cazzo, adesso lo porco Dio. 59 sarà. 509. Ecco. Quale tra questi personaggi non appartiene alla serie Simpson? Oddio. Brian di Nazareth. No, quello è Brian De Griffin. Di Nazareth non ho mai sentito un Brian a Nazareth. Quale tra Cioè, queste città ha ospitato le Olimpiadi per 2 volte? Quindi ha ospitato. Prima ah, era ho non. ospitato Sydney, Era sicuramente Atene. era Atene, ma va, avrei detto che non gli davano credito quella merda di Atene. No, no. I signori di Atene, se mi state seguendo, stiamo No, no, scherzando. non per offendere Atene, non per offendere Atene, ma dal loro punto di vista, perché è una città piccola, cioè, Ok, nonostante sì. abbia storia e tutto
tutto quanto, lo dice colui che faccia parte della storia di Atene. Perfetto, perfetto. Vai, abbiamo, vai, possiamo fare altri 10 minuti di partita. Perfetto. Chi fu il primo uomo sulla luna? Ah, Dio buono, Armstrong. Da non scambiarlo con un parente molto lontano, il trombettista. No, perché molti lo scambiano per quello. Quale tra queste non è una parte del sangue umano? La linfa, ancora. Ma sono sempre stesse, gira di gira. Cioè, in un'ora sì, alla fine è quello. L'applicazione. Quali sono i due partiti negli Stati Uniti? Repubblicani e? Populisti. Conservatori. Populisti. No, i democratici. No. Conservatori. Ma perché? Ma perché sono lì che leggono altre robe nel frattempo? Dio che fa culo. Quale tra queste è una parte dell'orecchio umano? Quale tra queste è una parte dell'orecchio umano? L'epiglottide, che cazzo ne so? Era la coclea. Ah, che cazzo è la coclea? Ma non lo so nemmeno io. La felicità praticamente, la mia, quella di adesso, è tipo Cecilia quando scopre di perdere tutti i soldi. Esatto. Ma non ci andrà a farsi curare in un centro certo, perché avrà capito che in quel caso non bisogna giocarsi il mondo. Ecco, ecco. La sigla House è usata in quale stato? Australia. E non House scritto come casa in inglese, ovviamente. No, ma molti lo confondono con l'Australia. Che era l'antico dio greco, del sole. Cos'era? Era Apollo. Apollo? Che cazzo ne so. Apollo era. Apollo, vai, Apollo. È Apollo. 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 Chi fu il primo imperatore romano? No. Apelle, figlio di Apollo. Sì. Augusto. Prima... Io avrei detto l'altro. Ma scusa, ma tutti dopo sono diventati Augusti. Onesto, onesto. In quale sport si usa l'espressione slam dunk? Basketball. E non eri esperto di sport, ricordiamo. No, perché dai, che non lo conosci, ste cagate così. Da film. Dove si sono disputate le Olimpiadi nel 1960? Che cazzo, a Roma le avranno fatte, dai, l'unica volta che l'hanno fatta a Roma. A Roma. Phoenix è la capitale. Dove si trova Phoenix? Boh, sarà in Arizona. In Arizona. Ed è Arizona. Sono seccato. Non ci credo. Quale capitale europea si trova ad un'altezza maggiore dal livello del mare? Qua è difficile. Ah, tra questi, ah beh sì. Cosa che hai? Madrid, Dublino, Oslo e Amsterdam. Madrid, direi. Ed era Madrid. Perché Oslo non so come sia, non ho mai visto una foto di Oslo. Ma nemmeno io sinceramente, quindi. In quale anno fu la battaglia a Fort Alamo? Ma 1855, perché bello. Era nel 1836. Fantastico. Vai, 5K, non me ne ero accorto. Sono altri 5K portati a casa. Vabbè, la cosa più bella della vita. Ad domani vado a comprare la macchina nuova dal concessionario che c'ho qua davanti, che non esiste. Ma magari se mi ingessero i soldi in questo modo. Inesistente. Ma magari se mi ingessero i soldi a questo modo, cioè li avrei vinti da tanto tempo. Qual è il nome delle donne guerriere famose nella guerra di Troia? Le Amazzoni. L'altra volta mi sbagliarono su questa domanda. No, dai. No, ma le prime 5 domande sono abbastanza semplici. Quali sono gli eventi in una gara di triathlon? Quali? Aspetta. Non ho perdita. Sci, sparo, corsa. Sci, sparo, corsa.
ed era nuoto, ciclismo, corsa. Ancora pubblicizzano Facebook nel 2021, ma che. Quale tra questi colori non appartiene alla bandiera della Germania? Bianco. Ovvio, non mi sembra un colore troppo da Germania. Cos'era il Pantheon? Non Ancora, tempio religioso. chiedermelo a me, chiunque abbia fatto questo gioco. Di che nazionalità era Karl Marx? Era polacco? Può essere? Può essere, era tedesco. Tedesco? Ah, perché spesso si confonde tra polacchi e perché magari era sotto l'impero tedesco all'epoca. Capito? Ho capito, ho capito. Vabbè. E vabbè. Quale giorno è festa nella nazione degli Stati Uniti? 4 luglio. 4 maggio. Meno male, questa è la più easy. Qual è uno dei più famosi dipinti di Pablo Picasso? Cos'è la Guernica? Madonna, ma dicevo. Se qualcuno mi risponde, se un giorno qualcuno mi risponde a Gioconda, io qui to. Quale strumento suonava Bill Clinton? Questo non lo sapevo. Ah no, non mi ricordo cosa. Ok. Violino? Può Bill Clinton suonare un violino? No, 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 un sassofono, un Bill sassofono. Clinton che suona il violino, ma tu ma No, ci dai, sei? l'avrei visto più da violino, sinceramente, che da sassofono. Dai, il sassofono in mano, quello lì si fa male. Madonna. Quanti pesci bianchi ci sono nel gioco degli scacchi? Porca puttana, sai che non me lo sono mai chiesto? Domanda a cui tutti si sono chiesti almeno una volta nella 16. vita. 16? 16, Cioè. Ho dovuto azzeccato. contare i pezzi degli scacchi. Se sei nato il 19 aprile, di quale segno sei? Cos'era prima? Che se lo ricordo? Cos'era? Acquario, Sagittario. Era Ariete. Perfetto. Qual è la capitale dell'Austria? No, dell'Australia. Ma stavo dicendo dell'Austria. Ma perché? Sydney. Eh sì, no, era No, è Canberra. Io Canberra, ma va. mi ricordavo Sydney, la stessa cosa. Sì, grazie per sponsorizzare la carta di Ma secondo me Papel, non ma era non lo guarderò Sydney. mai e poi mai. Qual è la valuta corrente in Portogallo? Cazzo di moneta c'è in Portogallo? Che cazzo c'è? C'è un paese in Portogallo? Sì, Non lo almeno so se questo. usano l'euro, non penso che usano l'euro Quindi vado su euro. loro. Vai su euro, magari c'è una seconda moneta. Euro. Usano l'euro. Vabbè. Quale famoso ortaggio è stato scoperto dai conquistatori spagnoli nel 1530? La patata. Oh, ah, per chi c'è in chat, portatemi Mike patate in live che ne ho bisogno. Dove vivevano gli antichi dei greci? sull'Olimpo. Il famoso Olimpo. Monte Olimpo. In quale città c'è l'aeroporto Heathrow? Sarà Londra, dai, o a Dublino, a È Londra. Londra. Minchia. Quale tra questi calciatori non ha mai vinto il pallone d'oro? Roberto Baggio non avrà vinto. Era Raul. Ed esiste anche il giocatore Figo. Ammazza, bisogna vedere se è figo veramente, sto figo. Nei numeri romani a cosa corrisponde la lettera M? Oh, ed è Almeno quello. mille. La sigla NEP è usata per quale stato? Nepal. Ed è il Nepal. Quale imperatore incendiò Roma? Nerone. Difficilissima questa, mamma mia. Quale numero di maglia indossava M. Jordan, quindi Michael Jordan? Il 15. Era il 23. Il grande Michael che utilizzava il 23. Allora, oggi è giornata di allenamento, la giornata di giocare a carte. Deciditi. Oh, no. Cioè, basta.
Ultimissima partita prima di chiudere qui la live. Bellissimo. Vediamo se questa la riesce a fare. Chi ha fatto la prima telefonata sulla Luna? Cosa vuol dire? Hanno tirato fuori un cellulare, uno era sulla Luna un giorno fa. No, hanno chiamato colui che era sulla Luna. Sarà stato Nixon? Nixon sarà stato. Ed è Nixon. Ah, sì? In quale sport si usa l'espressione touchdown? Sarà boh, del rugby. È del football americano. Ah, perfetto, perfetto. Quanto ho vinto? Un cazzo. Bellissimo, ritorno povero. Che cos'era Babilonia? Era un'antica città. Sì, era un'antica città. Chi era Roland Garros? No, Garros, credo si legge così. Sarà stato un tennista. Era un aviatore. Aviatore. È stato un grande aviatore, Bucino. Non so nemmeno io chi era Gerson. Garros, come si chiama. Vai, visto che abbiamo tempo, facciamo altre. Chi vinse, chi disse questa celebre frase Ecce Homo? È stato Gesù. Ma Gesù può dire una frase del genere? Gesù può dire tutto. Questo è anche vero, perché non sappiamo realmente cosa ha detto. Appunto. Può aver detto di tutto e di più. Cosa indica nella Formula 1 la bandiera gialla? Penso che sia il pericolo, ma non sono sicuro. Ed è il pericolo. Quale attore è diventato governatore della California nel 2003? Schwarzenegger. Il signor Schwarzenegger. Top. Qual è la valuta corrente in Grecia? L'euro, sarà. È dell'euro, non il dollaro greco. Fa parte dell'Unione Europea. Qual è il quarto pianeta a partire dal Sole nel nostro sistema solare? Marte. Ed è Marte. Quale di questi segni zodiaci è un segno di fuoco? Scorpione. Ariete. Cioè, proprio l'Ariete tu non lo riesci a individuare in qualsiasi modo. No, ma io proprio con quella roba lì mi fa schifo. Chi crede in quella roba lì, no. Non hai tutti i torti, c'è da dire. Perché essere curata, cioè, qualche problema. Allora, possiamo fare l'ultima partita o possiamo chiudere qui la live? Ma dai, facciamo l'ultima giusto tanto per e poi basta. Perfetto, perfetto. Un attimo che... Poi il cane chiede petardo, dovrò portarlo anche giù, insomma. Eh beh, mi sembra più che giusto. Cosa non va? Non riesci a fare sta donazione? Che te posso fare? Puoi inviargli pacchetti di soldi via sistema postale con scritto donazione. Fa cagare il motore di ricerca di Xbox. Hai ragione. Sempre, se... dipende quale Xbox c'hai. In Psycho, cosa stava facendo la prima vittima? La doccia. Quella scena, quella, diciamo, la più importante. Quale tra questi nomi è scritto correttamente? Allora. Ricordiamo Mississippi, quindi la... Di quanti versi è composta una terzina? Tre. Se non si chiamerebbe terzina. Sì. Ci facciamo le doppiette ma non le terzette. Ecco. Quale squadra di calcio è chiamata Blue Skies? Liverpool. Ed è il Coventry City. Perfetto. E con questa... No, Bucci, non voglio fare un'altra partita, vogliamo perdere i soldi, è stato bello finché è durato, fammi andare in home. Perché ormai... Fantastico. Abbiamo detto che era l'ultima partita, quindi. Ma sì, difatti. È stato fantastico, fantastico. È stato fantastico, veramente. Se un giorno ci chiamano uno dei due a partecipare veramente al milionario, ci caccerebbero a pedate. Ah, a me immediatamente. Sarebbe la prima domanda subito, squalificato,
è stato bello finché è durato, eppure non ho mai visto qualcuno che perde la prima domanda. Simili, scusate. Sarebbe la cosa più eclatante del programma. Ciao amico amico, come amico amico? Vabbè, lui è un personaggio in chat, meno Ma male che si è preso sì, anche una buona fortuna, multitask. personaggio. Gli altri poi arrivano, spero arrivino nelle prossime settimane, visto che siamo nel periodo di settembre. Il periodo di settembre sappiamo che È ritorna ora della gente, scuola, è ora della scuola, andate a quindi scuola, non fate come ho fatto io, sennò siete senza lavoro dopo. ecco. Ricordiamo che da domani parte il September, quindi 20% di sconto sugli abbonamenti dal 2 al 30 settembre. Quindi, se volete, domani ci sono gli sconti. Quindi, invece di 3,99 potrebbe costare Domani dovete svuotare la carta di credito. anche. È fatto apposta, dai, insomma. Amazon è contento, così si fa un altro viaggetto nello spazio. Beh, non solo Amazon, anche Twitch sarà contento e Sì. anche io sarò contento perché finalmente arrivo all'obiettivo del guadagno di Twitch. Si spera. Poi, ripeto, perché in chat la settimana prossima, visto che torno nell'altra postazione, se la connessione non mi trolla, non ci sono problemi di connessione, ritorneranno Sì, le gaming, reaction, just ce chatting, gaming con la chat anche, quindi giochi con la chat torneranno. Torneranno anche i sound alert, quindi sbizzarritevi la settimana prossima a sturarmi le orecchie con i sound più potenti e possibili. L'unico problema è che le live, per motivi di connessione, saranno. Devo vedere se riesco a trovare un'altra impostazione minima fatta direttamente da OBS, se no vi dovrete abituare a vedere le live a 360p, ma l'importante è che si vede tutto, l'importante è quello. Anzi, Ah sì, già dai, sai tutto che sommato si riesce a vedere, quindi. sì, anzi, già sai che siamo riusciti quando ho testato all'inizio OBS. Sì, ragazzi, Perché io vogliamo pensavo che una vedere connessione, all'inizio. no, perché siccome io su Streamlabs Mobile, su cellulare, ci avevo messo 1000 bitrate, ho pensato, ma pure sul computer potrebbe andare 1000 bitrate. Lo metto, No. no, non andava. Non so perché c'è questa differenza tra cellulare e PC. Cioè, al cellulare puoi Ma mettere pure il massimo dei bitrate. dipende dal computer, dipende dalla connessione che ha, dipende da una valanga di robe. Questo è anche vero, questo è anche vero. Io ringrazio tantissimo Nowell per essere stato qui in live. Vedo se riesco a farti l'SO al No, dai, un canale. saluto. Vediamo se riesco Io a fare saluti di ogni tipo l'SO. non ne faccio. E non lo riesco a fare perché non sei più presente in chat nel canale, quindi non mi fa fare lo spam del canale. È strano. Devo aggiustare questo SO. Va bene, nel caso ve lo metto io il link se volete passare dal Perfetto, suo grazie canale. mille. Eccolo, Anzi, se quindi. volete, se può interessarvi, domenica farò un giro qua sopra a casa mia, a Trento, e vado in un lago e provo a streamare, antenne permettendo, perché ci sto provando una marea di tempo, ma ci sono punti buchi tra le montagne, quindi ci si Vabbè, prova. Se quello che si riesce a volete, fare. esatto, Anzi, ho sarò visto delle hill live. anche peggiori adesso. Qua ci proviamo, cioè sto cercando un sistema, ma non c'è, finora non esiste modo per portarvi i 2500 metri di quota in live. Non è facile. È impossibile al momento. E soprattutto in quelle zone dove le montagne bloccano connessione. Ma qua tutto montagne. Lo Sei immagino. in mezzo alle Alpi, cazzo. Comunque, se volete, domani io sarò in live, domani parleremo di nuove news. Ho salvato nuove news che dovevo parlarne oggi, ma poi si è slittata domani. Parleremo di Windows 11, cioè la data effettiva dell'uscita del Windows 11. Poi parleremo di Twitch, ciò che sta succedendo in questi giorni. Poi parleremo di COD, torneremo a parlare di iPhone 13. E poi parleremo anche dal punto di vista social barra calcistico. Quindi se volete, domani ore 21 parleremo di queste cose.
Che dire, io ringrazio anche la chat per essere stato qui. Mi dispiace per Sakashi che non è riuscito a fare la donazione. Se riuscirà, ha tutto il tempo per farlo, perché più tardi, se riesco, metterò anche una replica, se tutto va bene. Detto ciò, ci vediamo domani. Io vedo già il canale a cui fare il raid, perché ovviamente vi devo mandare da qualche parte, sperando di trovare un canale giusto. Allora, devo andare da chi non ha molti spettatori, ma che faccia un contenuto decente. Allora. Questo no. Si potrebbe andare da lui. Vai, forse so già da dove mandarvi. Vediamo se parte, se funziona tutto, se non ha chiuso la live. Ha chiuso la live appena, maledetto. Ha chiuso la live, perfetto. Allora, un attimo che Beh, io intanto intanto la stacco, lascio. ragazzi, Va bene, va bene. quindi ci vediamo Quando vuoi, prossimamente. basta chiedermelo. Perfetto, è stato bellissimo. Ci vediamo, ci Alla vediamo. prossima. Alla prossima. E rieccoci qua. Nel frattempo facciamo sto raid maledetto. Vi ricordo che potete supportare il canale con le sub, col Prime che è gratis, con le donazioni, con i bits, quindi fate il vostro dovere. E forse ho capito dove possiamo andare. Spero che anche lei non ha twittato. Ok, perfetto, perfetto. Perfetto, andiamo dalla Roscia. Salutatemi la Roscia, entrate nel raid maledetti, salutatemela questa bella ragazza. Anzi, ringrazio tutti coloro che entrano ogni giorno in live, speriamo di riuscire a far ritornare qualche persona in chat, perché la rivoglio bella attiva questa chat, come lo era fino a giugno. Vedremo, vedremo, voi fate il vostro dovere, scusatemi per i capelli sparati. Ci vedremo domani, regà. Ci vedremo. Ha fatto l'uraid. Ha fatto l'uraid.